Arriva contro il Vasto Girardi la prima vittoria aragonese della gestione D'Aderio. Contro la squadra guidata dal pescarese Prosperi, biancorossi hanno giocato una gara corta e di sostanza, meritando la vittoria con la conquista di 3 punti dall'inestimabile valore, con il successo che mancava in casa da quasi 3 mesi. Avvio di gara combattuto ed equilibrato, proteste in area molisana al 7° quando c'è forse un doppio tocco con la mano con il direttore di gara che fa proseguire fra le proteste locali. Al 12° c'è però una colossale occasione per Solimeno della Vastese che in area mette incredibilmente al lato. Sul capovolgimento di fronte Mercai in area da posizione defilata chiama il portiere di casa alla respinta. Match che si ravviva e che al 15° vede il vantaggio locale grazie ad una bella rovesciata di Martinez che supera Guerra portando così in vantaggio la sua squadra. La partita si mantiene vibrante nonostante il terreno di gioco allentato per la pioggia. Al 21° Ruggeri per gli ospiti su punizione dai 25 metri chiama Di Rienzo al salvataggio in angolo. Il pareggio della squadra di Prosperi è solo rinviato e arriva al 25° quando guida in area in un contrasto termina a terra per il signor Tartarone di Frosinone. Ci sono gli estremi del rigore che Mercai trasforma spiazzando il portiere di casa. Di nuovo parità dunque fra Vastese e Vasto Girardi in un match che si mantiene aperto e imprevedibile con le due formazioni non paghe. Fino all'intervallo non accade però più nulla con le due squadre che ritornano negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Nella ripresa avvio arrembante per i padroni di casa che al 5° trovano con le noci il gol del vantaggio. La squadra di D'Aderio dunque si porta sul 2-1 e sfiorando al 19° addirittura il tris con Bernardi. Il tecnico ospite Prosperi effettua 2 sostituzioni sperando di vedere la sua formazione più propositiva. Guida così al 22° una buona intuizione dal limite con la palla che però termina di un soffio alta sopra la porta di Di Rienzo. Come nel primo tempo il match resta comunque in equilibrio con un gioco più frastagliato rispetto alla prima parte di gara e con le emozioni che arrivano con il contagocce. Al 35° però l'ennesima svolta della gara con Di Filippo che sradica palla ad un avversario a centrocampo e si dirige verso la porta di Guerra e appena dentro l'area molisana entra in contatto con Pesce e cade a terra per il direttore di gara e rigore con Diarra che dagli 11 metri non sbaglia realizzando il 3-1 che permette agli abruzzesi di mettere a questo punto in cassaforte i 3 punti anche perché la formazione molisana sembra non averne più con la festa biancorossa al 95° per una vittoria di platino per classifica e morale. Ora 2 partite in trasferta, mercoledì il recupero di Notaresco e domenica prossima a Genzano con il Cinzia Alba Longa. D'Aderio, la prima vittoria della sua gestione, ma soprattutto un successo meritato, quello della Vastese, possiamo dire massimo risultato, minimo sforzo, perché insomma è stata una vittoria neanche tanto sofferta. Ma io la vedo diversamente, secondo me è stata una vittoria sofferta perché con queste squadre qui siamo sempre sul chi va là. Invece devo dire che i ragazzi hanno continuato con la stessa intensità iniziale, sia dopo l'1-0 che dopo l'1-pari e questo ci ha portato a raggiungere questo risultato. Però la prestazione per i ragazzi è stata encomiabile sotto il punto di vista proprio della applicazione, concentrazione, del stare sempre attenti a sbagliare poco e devo dire sotto questo punto di vista sono contento, però dobbiamo essere anche molto sereni e tranquilli perché da 2 ore a questa parte si riparte già a pensare alla prossima partita. Appunto, mercoledì ci sarà questo recupero col Notaresco, poi ci sarà la gara di Genzano con il Cinzia Alba Longa, 2 partite sulla carta difficili. Abbiamo fatto solo partite difficili, una sola col Castel di Fidardo e siamo andati lì con 5 cambi, abbiamo cambiato 5 persone. Però le dobbiamo affrontare, stiamo lì e le affrontiamo. Insomma, loro hanno il vantaggio di non aver giocato mai e quindi noi ci portiamo dentro 3 partite in 10 giorni e certamente questo pesa. Sconfitta dal mio punto di vista meritata, non, magari gli episodi ti possono girare in un altro modo, ma non siamo stati secondo me, la solita squadra. Hanno meritato, hanno legittimato perché sono stati più aggressivi, più determinati. Noi abbiamo sbagliato, basta, ci sta. In un percorso di crescita di una squadra giovane come la nostra ci sono delle battute d'arresto, magari ci può fare anche bene.
primo tempo tutto sommato equilibrato, poi nella ripresa molto meglio la Vastese. Sì, ma anche il primo tempo, secondo me la Vastese per certi versi ha fatto meglio, secondo me non ha rubato nulla. Noi il secondo tempo abbiamo fatto non bene assolutamente, il primo tempo qualcosina, però ripeto, secondo me non la solita squadra e niente, tocca tornare come al solito a lavorare, a preparare le altre gare.